questa associazione è nata da un ramo del centro artistico che si è diviso e abbiamo formato una nostra associazione che riguarda solo ed esclusivamente la ceramica artistica. Una lavorazione abbastanza complessa anche perché ci sono diverse tecniche da fare e noi diciamo che nel nostro laboratorio riusciamo a fare un po' tutte queste tecniche, che va dalla maiolica tipo faentina, al graffito ferrarese, alla tecnica raku. Queste ragazze qui stanno facendo un corso di graffito, una tecnica noi diciamo abbastanza casalinga, perché sono stati ritrovati qui nell'Argentano molti reperti archeologici dove c'erano questo tipo di ceramica graffita, che è un po' la ceramica graffita ferrarese. Ad ogni modo noi siamo qui per imparare e quindi le ragazze stanno facendo una imitazione di quello che è un tipo di graffito ferrarese. Sì, è uno sfogo. Io ho iniziato dipingendo, disegnando i fumetti e poi sono approdata qua per trovare qualcosa di nuovo. Questa qui è una ceramica, è una, diciamo che è una madonnina, una madonna. Prima è stata biscottata, poi è stata ingobbiata con dei colori a freddo per dare un senso antichizzato, quindi non è proprio una vera ceramica, è diciamo che è una terracotta, diciamo, colorata a freddo. Ma la prima sensazione è quella di... cioè io personalmente mi rilasso perché devo dedicare tutta la mia attenzione, diciamo, a questi lavori che sono molto delicati e di conseguenza mi rilascio, il tempo vola letteralmente. Sono molto soddisfatto anche perché tanto si sta anche insieme e poi si partecipano, appunto, come diceva il nostro maestro Mengassi, ai lavori diciamo con i ragazzi disabili, quindi lavoriamo anche alla terracotta, li aiutiamo e quindi facciamo cose diverse, ecco, oltre alla maiolica, insomma, lavori diversi. È un bel passatempo, poi qua ci si trova bene, in compagnia, si unisce un po' l'utile al dilettevole. Io da quando sono piccola che dipingo, disegno e quindi è una passione che ho da sempre, è uno sfogo, un rilassamento, mi rilascio dopo il lavoro e poi mi piace proprio dipingere, soprattutto la ceramica. Tramite l'associazione sono riuscito anche a trasmettere qualcosa a tutti gli altri miei compagni che per un motivo o per l'altro hanno comunque fatto qualcosa d'arte, ma non potendo esprimerlo in maniera convincente, adesso hanno, tramite il laboratorio, hanno la possibilità di farlo.